Buongiorno a tutti. Allora, oggi prepariamo una ricetta un po' diversa. Non prepariamo una ricetta per noi, ma per i nostri amici pelosetti. Io ogni tanto li cucino qualcosa quando ho un po' di tempo e adesso vi faccio vedere quello che oggi li preparo. Poi vi dirò una cosa, perché logicamente oltre che il tempo ce n'è sempre poco. Quindi, oltre che diciamo, preparare qualcosa voi per loro, se volete comunque dargli dei cibi genuini, ci sono delle varie e ottime alternative, che poi vi dirò dopo. Intanto vediamo cosa poter fare. Allora, in una pentola in cui ho messo a bollire dell'acqua, verso il riso che avevo fatto precedentemente sciacquare sotto acqua corrente. E lo lascio cuocere. In un'altra pentolina mettiamo un po' di olio. Oggi prepariamo il pranzetto, anzi la cena per stasera, a base di agnello e carotine. Qui mettiamo l'agnello e le carote nel tegame e le facciamo insaporire un po', sempre senza sale. Quando la carne inizia ad essere un po' arrotolata, aggiungo un bicchiere di acqua in modo che continua a cuocere sia la carne che le carotine. Io l'ho lasciata a pezzi grossi perché a loro piace trovare pezzettoni, ma voi potete anche farli a pezzettini più piccoli o passarli con il tritacarne. Ecco, più o meno ci vorranno circa 10 minuti di cottura. Diciamo che arriveranno in contemporanea ad essere cotti sia il riso che la carne. Se c'è bisogno, poi aggiungiamo ancora un po' di acqua. Allora, il riso è cotto, quindi lo spengiamo, lo scolo e lo sciacquo in modo tale da mandare via tutto l'amido presente. Allora, una volta scolato, eccolo qua il riso bollito bianco normalissimo. Lo teniamo da parte fino a che non sarà cotto la carne e le verdurine. Io tendo a farlo un po' brodoso, così quando poi ci mettiamo il riso comunque un po' lo asciugherà. Allora, dopo circa 10-15 minuti, la carne e le verdure sono cotte, come vi dicevo, le lascio un po' brodose. Quindi a questo punto unisco il riso mescolo. Lascio bollire altri 2-3 minuti in modo tale che tutto si amalgama. Una volta pronto, lo lascio freddare e lo do ai miei cagnolini, a Roby e Mammola. Il sughettino un po' si ritirerà, quindi sarà perfetto.
vedete, è semplice preparare in casa il cibo per i nostri cani. Basta partire da carni o pesce freschi, aggiungere delle verdure e aggiungere qualcosa come il riso, l'orzo e così via. Allora, come vi dicevo, ogni tanto preparo qualcosa per loro. E comunque sia, in commercio ci sono delle valide alternative. Possiamo trovare logicamente tutte le marche, tutte le tipologie di alimenti più o meno sani nei vari supermercati e nei negozi di animali, quindi le più famose marche, e quelle anche meno conosciute che a volte sono più sane. In alternativa io ho, come vi far vedere questo, non so se vedete, Fidovet. Allora, Fidovet è un'azienda delle Marche che io ho scoperto da poco, che in alternativa a cucinare per loro direttamente voi, potete acquistare i loro prodotti. Sono dei prodotti che in realtà potremmo mangiare anche noi in quanto partono da prodotti base naturali e sani, come carne, pesce, quindi carne di tutti i tipi, maiale, pollo, agnello e così via, o pesce anche come salmone, ad esempio. Non so, ad esempio, sembra orata, qualcosa del genere. Praticamente partono da alimenti base, aggiungono delle verdure, possono essere piselli, le carotine, bietoline, quello che più vi piace. Inoltre aggiungono anche cereali e legumi come ceci, fagioli, orzo, farro e così via. Oltre ad alimenti base potete anche personalizzare voi stessi gli alimenti scegliendo le combinazioni che più preferite e loro li faranno per voi. Quindi sul loro sito appunto fidovet.it potete vedere tutta la gamma e chiedere comunque informazioni e alimenti specifici. È un'azienda che tiene gli animali, nata per gli animali e appunto per chi come me, come molti di voi, vogliono dare ai propri cani e gatti alimenti sani e genuini. Quindi cucinate per loro direttamente voi o in alternativa acquistate questi prodotti quando non avete tempo, non avete voglia o semplicemente volete qualcosa di già pronto. Ecco qua il risultato, guardate un po' come lo mangiano. Allora ogni tanto certo c'è, uno gli può anche cucinare le cose da solo, la carne, le verdure, orzo, però quando non abbiamo tempo o comunque vogliamo dargli qualcosa di buono, Fidovet, io gli ho mischiato sia il pasto umido a base di pollo che le crocchette secche, a volte gli faccio un misto. Sempre Fidovet e guardate un po', direi che gli piace dir poco. Mamma la lecca la ciotola. E adesso il fa, aspetta che lui abbia finito e va a leccare quella di Roby. Un po' ghiotta. Ehi!